Ciao a tutti amici di Bike Channel, sono Emiliano. Oggi ci troviamo in Val di Gezzo, siamo a Druogno, nella provincia del Verbano, Cusio Ossola. Oggi siamo in compagnia del nostro Franco e del nostro Andrea, rappresentante delle forze dell'ordine. Ciao a tutti, siamo in una delle più belle valli dell'Ossola, lo dico un po' per tutte le valli, ma qui c'è un fondo di verità. Ci aspetta un anello di una trentina di chilometri, la prima parte immersi nel verde e poi in questo paesaggio fatto di storia, di arte, di architettura, ma non voglio svelare nulla, vedremo lungo il nostro tragitto. Insomma, Franco, ci sarà da divertirsi. Indubbiamente, ma poi saranno gli spettatori a giudicare. Noi siamo da testimoni, speriamo di farlo nel migliore dei modi. Bene ragazzi, siamo pronti per un bel giro su queste strade, mi raccomando il casco sempre ben allacciato e andiamo a divertirci, via! Franco, ma dove mi hai portato? Questo è un posto pieno di storia, il Museo dello Spazzacamino a Santa Maria Maggiore. Unico in Italia. Allora, qui c'è storia, c'è memoria. È dedicato a un mestiere che oggi viene ricordato con tanti fausti e così, ma allora era un mestiere cui si usavano i bambini, che venivano calati nelle canne fumarie, nelle grandi città, in cui gli spazzacamini facevano la loro stagione. Sicuramente in questo posto pieno di storia e memoria il cuore si stringe. Io voglio cambiare un attimo argomento, ritornando alle biciclette, e ti dico anche che uno spazzacamino ha vinto anche il primo Tour de France della storia, Maurice Garenne, nel 1909. Certamente a dimostrazione che il mestiere dello spazzacamino era un mestiere aperto, nel senso che non aveva frontiere. Giravano tutta l'Europa e questa è testimonianza di quello che era la passione che li portava a girare il mondo con il mezzo di locomozione principale che c'era anche allora, la bicicletta. Bene Franco, adesso riprendiamo la nostra ciclabile e andiamo verso Malesco. Chissà quali altri bei posti mi porterai. Allora, Santa Maria Maggiore, Malesco, fanno parte di quelle 200 entità paesaggistiche a cui è stata riconosciuta la bandiera arancione da parte del Touring Club italiano. Quindi sai che cosa ci aspetta. Allora andiamo? Ci sarà da divertirsi. Andiamo! Franco, mi hai portato in questa pista ciclabile, devo dire molto divertente. Ho fatto qualche strappetto dove bisognava spingere un pochettino, quindi questo mi piace nei nostri percorsi. Bene, dimmi un po' cosa ci aspetta adesso. Allora, diciamo che abbiamo fatto il tratto più bucolico, immersi nel verde. Con il sole di oggi non è tanto forte, però abbiamo apprezzato quest'ombra. Adesso usciamo dalla ciclabile e andiamo nel cuore di Malesco. Bene Franco, andiamo adesso verso questi nuovi percorsi, mi stai portando, mi stai facendo divertire un sacco. Questo Bene. È importante. Ottimo, andiamo. Andiamo. Allora Franco, siamo arrivati a Malesco. Questo è un posto che mi piace per tanti motivi. Prima di tutto
vedo diversi posti, diverse costruzioni interessanti. Parlamene un po'. Allora, hai colto gli elementi fondamentali di questo paese, la pietra e l'acqua. A coniugare questi due elementi abbiamo appena lasciato il basilisco, questo mostro mitologico tipico delle favole alpine, e adesso siamo davanti al lavatoio del 1895 e quindi parliamo d'acqua. Ma a proposito d'acqua, tu sei più informato di me. Hai detto bene, Franco, perché io so una storia interessante. Qui a Malesco è nato Giovan Maria Salati. Pensa che quest'uomo nel lontano 1815 ha attraversato il canale della Manica ed è stato il primo uomo ad attraversarlo a nuoto. E questa è la differenza rispetto agli altri. Noi qua diciamo che siamo montagnini, quindi siamo attrezzati a combattere ogni ostacolo che la natura presenta. Ok, Franco, dimmi un po' cosa ci aspetta adesso. Dove mi porterai? Un luogo sacro per eccellenza. Andiamo al santuario di Re. Bene, allora la bici ce l'abbiamo, le gambe sono forti. Re, ero giovane e forti e sono morti. Eccoci qui, Franco. Allora, abbiamo fatto questo bel pezzo di ciclabile, siamo a metà del nostro itinerario, bei tratti divertenti, e io mi giro e vedo un santuario. Spiegami qualcosa di più. La storia è antica perché parliamo di oltre 500 anni fa, siamo nel 1400 e qualcosa, e la storia racconta questo zuccone che stava giocando con altri amici del posto alla piodella, che è un antico gioco che somiglia un po' alle bocce. Molto probabilmente aveva fatto un'azione di gioco poco felice, pare che si sia arrabbiato e abbia scagliato questa piodella così casualmente, e casualmente la piodella ha preso proprio la fronte della Madonna dipinta su quella chiesa di allora, e pare che subito dopo si è sgorgato il sangue da questa Madonna. Sono proprio queste storie molto vicine alla vita quotidiana che secondo me poi reggono nel tempo. Adesso allora, con lo sfondo di questo santuario, partiamo verso questo ponte particolare, un ponte romano di Maglione, giusto? Bel pezzettino in mountain bike, gambe toste, rapporto leggero, e andiamo. Franco, ci stiamo lasciando alle spalle Villette, il paese con il più alto numero di meridiane, e direi che con questo sole le abbiamo viste bene. Proprio il sole ha ispirato le meridiane, sono 33, come gli anni di Gesù Cristo. Franco, mi stai portando su una bella salita qua, qui saremo intorno al 10%, bisogna spingere forte, meno male che con la mountain bike abbiamo i rapporti giusti. Non c'è problema, guarda, siamo quasi arrivati, Craveggia ci aspetta con i suoi tesori, vai! Tesori di Craveggia abbiamo visto niente meno che il mantello funebre di Luigi XIV, Re Sole,
e abbiamo visto il mantello nuziale di Maria Antonietta. Adesso ci dirigiamo in un altro paesino. Verso Toceno. Bene. E concludiamo la nostra bella gita per la Valle Vigezzo. Bene Franco, il nostro giro è finito. Mi hai portato a vedere veramente dei bei percorsi, bei posti, salite impegnative in alcuni tratti. Devo dire che me l'aspettavo più facile, invece ci sono stati dei pezzi molto tecnici, dei tratti in salita dove bisognava avere, oltre alle gambe, anche sapere i rapporti giusti da mettere. Diciamo che se hai un buon allenamento con questi percorsi qua, un 17, 19 dietro per le salite possono anche bastare. Molto bene Franco, un ringraziamento a te in particolare per questo bellissimo giro e anche a te caro Andrea per aver organizzato tutto questo nel miglior modo possibile. Grazie a voi. Amici di Bike Channel, un saluto da Emiliano, il triatleta. Alla prossima puntata con nuovi percorsi e nuove avventure. Ciao!